immagino che gli dèi siano per conto loro, non ci ascoltino, abbiano altro da fare. Però lui dice: mi rendo conto che l'Africa è un crogiolo di perle rare e preziose per la vita. Non sono i diamanti insanguinati della Sierra Leone, o il petrolio del Sudan, o l'oro del Congo, potremmo aggiungere il litio, le terre rare, le vere gemme dell'Africa. Per scoprirle devi avere l'umiltà di cercare le persone più insignificanti, marginate, che non contano niente, stare con loro, parlarci assieme con calma, a lungo, è lì che trovi i veri tesori.